Noi stiamo cercando assolutamente una casa, fondamentalmente, perché come dicevo con Di Lorenzo prima, è imprescindibile avere una casa dove allenarti costantemente, eccetera, eccetera. Il palazzetto dello sport è la nostra spina che ci è rimasta. Personalmente io farei la corsa per andare al Villa Romiti, detta proprio non dipende da me, non ti dico no assolutamente alla B, quindi le porte sono aperte, è ancora un po' prematuro per il concetto ripescaggio, no? Sicuramente noi adesso faremo... Scusami Giampiero, ti interrompo, potreste a livello di ripescaggio, nel senso che siete nati da una fusione con il Volcino 100, potreste? Assolutamente sì, perché già l'anno scorso ci era stato chiesto. Ok. Quindi quello da questo punto di vista. Noi in questo momento siamo indaffarati a fare un discorso di budget per il prossimo anno, quindi prima facciamo i conti un pochino in tasca di quello che possiamo avere, quindi questo è il nostro primo step. E poi noi la intendiamo in questa maniera, secondo me è fondamentale la società. Quindi il primo obiettivo è stato, sono entrati due nuovi dirigenti nei Tigers, quindi ci siamo ampliati per dare solidità alla società, che è fondamentale a mio avviso.